Grazie di questo intervento che ci ha portato sul problema di Don Milani oggi e su questo tema continuiamo con l'intervento di Francesco Gesualdi che ci parla appunto dell'attualità dell'insegnamento di Don Milani. Dico buonasera a tutti. Sì, vorrei partire da una constatazione riguardante appunto il Milani, che lo sapete si faceva chiamare il priore di Barbiano, non è che si facesse chiamare lui, era questa l'abitudine che c'era nei confronti dei preti. Sapete che lui, benché prete, ma anzi forse proprio perché prete, ha utilizzato quasi tutta la sua vita per fare scuola. Ed ha utilizzato quasi tutta la sua vita per fare scuola perché era convinto che l'ignoranza è la madre di tutte le miserie. Questo lo aveva imparato vivendo nella sua famiglia, che era una famiglia più che borghese direi aristocratica, perché secondo me c'è una differenza fra l'essere borghesi e l'essere aristocratici. Conscio di questo, quando arrivò a San Donato, che fu la prima parrocchia che non gli venne affidata come parroco, ma dove fece il cappellano, cominciò a fare scuola serale ai giovani che andavano a lavorare a Prato e ai contadini. Dopodiché, una volta arrivata a Barbiana, lui mise su una scuola a tempo pieno, che era una novità, una scuola a tempo pieno per ragazzi della scuola dell'obbligo, bambini che avevano finito la scuola elementare, e non la mise su, dal mio punto di vista, così per decisione preconcetta, ma per uno stato di bisogno. Lo Stato era latitante, lo Stato ai ragazzi di Barbiana garantiva una scuola che arrivava alla quinta elementare. Dopodiché, benché la Costituzione dicesse che la scuola dell'obbligo doveva durare fino a 14 anni, di fatto poi non gliela dava questa possibilità. Per cui, di fronte ad uno Stato latitante, lui decise di farsi carico per cercare di garantire a questo pugno di ragazzi che abitava a Barbiana questo diritto. E naturalmente la cosa eccezionale è che fa una scuola totalmente innovativa. E fa una scuola totalmente innovativa per una ragione molto semplice, che lui voleva un profondo bene ai suoi ragazzi. Per cui ogni volta che tentava di capire che tipo di impostazione dare alla scuola, quali contenuti, quale metodica, partiva sempre da noi, non partiva mai da un qualche cosa, da una regola, ma costantemente si chiedeva qual era il meglio che poteva escogitare per noi. E quindi ha fatto una scuola veramente eccezionale, di cui ancora oggi si continua a parlare. La domanda è quali messaggi possiamo ancora prendere di quella scuola? E mi verrebbe fatto di dire che il primo messaggio che dobbiamo prendere è quasi lapalissiano, è quasi banale. La scuola che cosa deve fare? Questa è la prima domanda di fondo che si pone in lettera una professoressa a partire dalla nostra esperienza di Barbiana. E verrebbe fatto ridire: la scuola deve insegnare. Cosa deve fare la scuola? No, non è vero, perché lo guardiamo come vanno poi le cose e ci rendiamo conto che la scuola si concepisce come un tribunale, si concepisce come un arbitro in una palestra, professore con la pistola in mano, pronto per sparare, per dare il via ai ragazzi che corrono, e poi registra chi è arrivato primo, chi è arrivato secondo, chi è arrivato terzo. Questa è una concezione diversa della scuola. Allora ecco, il primo messaggio che lancia l'etere una professoressa: la scuola deve fare la scuola deve insegnare, la scuola deve essere un qualche cosa che permette a tutti di avere un sapere minimo per essere cittadini sovrani. Allora la grande domanda è: perché la scuola continua a concepirsi come un tribunale? E il fatto che oggi le bocciature siano diminuite non è di sollievo. Io non sono uno studioso, non ho mai fatto scuola in vita mia da un punto di vista professionale, però faccio un dopo scuola ad alcuni bimbetti, ho un bimbetto nigeriano che viene tutti i giorni a scuola da me. E c'è un'altra categoria che andrebbe inserita, parlando di esclusione scolastica, che non c'è solo l'aspetto quantitativo, c'è l'aspetto qualitativo. E l'altra categoria è il parcheggio. Quanti sono i ragazzi parcheggiati nelle aule? E io guardo, una delle funzioni che io svolgo tutti i giorni
e Gift, fammi vedere i quaderni. E vi farei vedere la quantità enorme di errori che ci sono in questi quaderni, roba che lui ha scritto sotto dettatura e che non riesce a tenere il passo perché la maestra va troppo veloce. Una quantità di strafalcioni che non finiscano più, non parlo delle H, delle doppie, parole non finite, parole saltate, lui deve studiare su quella roba. Dico, ma Gift, ma come fai a studiare su questa roba? Ed ovviamente lui non studia, ha bisogno di qualcuno. Quindi ecco, il fenomeno parcheggio credo che andrebbe inserito, cioè ragazzi che di fatto non sono seguiti, per cui è vero, si salva l'apparenza, lo diceva prima il direttore, mi deve dare di più alla sostanza e meno all'apparenza. Per cui abbiamo ricepito il messaggio, non dobbiamo bocciare, la scuola ci fa brutta figura se nelle statistiche internazionali viene fuori che alla scuola dell'obbligo italiano continuiamo ad avere ancora un 15% di bocciati. No, mai più, non bocciamo più nessuno, tutti avanti. Ma tutti avanti e quelli che sono poveri, che si appartengono a certe categorie, somari. Ma questo non compare, questo non compare. Per cui la scuola continua ad essere quella di 50 anni fa che continua a concepirsi ancora come una scuola tribunale, come una scuola arbitro. E io mi continuo a chiedere, ma perché la scuola si concepisce ancora così? E io non posso fare a meno di pensare che è una scuola che continua a vivere secondo la tradizione borghese del merito. Questa storia del merito bisogna assolutamente demolirlo. Da dove viene questa storia del merito? Io non posso fare a meno di pensare, non sono uno storico, non sono uno studioso, ma qualche cosa leggo che venga ancora da questa rivoluzione borghese fatta nel Settecento, della classe nascente, della classe dei mercanti, della classe dei ricchi, che non poteva assolutamente tollerare che la nobiltà si appropriasse di una loro quantità di ricchezza semplicemente in nome del titolo nobiliare. Ed ecco, allora si inserisce la novità, si ha diritto di godere della ricchezza soltanto se ce la siamo guadagnata. E certo, quindi il merito che viene fuori con la M maiuscola. E certo che allora era una rivoluzione. Però ce n'è stata un'altra di rivoluzioni, è stata la rivoluzione proletaria, che dice che abbiamo diritto di poter soddisfare tutta una serie di bisogni, anche se non ce lo siamo meritati, ma semplicemente perché esistiamo. E questo è un grande salto di civiltà, il cominciare a dire che la scuola aspetta a tutti, anche i non meritevoli. Questo è quello che bisognerebbe scrivere in Costituzione. Mi dispiace che in Costituzione sia ancora questa parola ai meritevoli. No, anche ai non meritevoli garantiamo la scuola, perché la scuola aspetta come un diritto. È il concetto di diritto che va assolutamente recuperato in contrapposizione a questa idea del merito, per cui soltanto coloro che se ne sono meritati hanno diritto di mangiare, hanno diritto di alloggiare, hanno diritto di vivere alla fine. No, certi bisogni devono essere garantiti a tutti, la comunità si deve assolutamente sforzare di garantirli a tutti. Allora, ecco, questa direi che è la grande novità che esprime la scuola di Barbiana. Quest'idea che la scuola deve essere garantita a tutti come un diritto e deve essere compito della scuola e quindi dello Stato e quindi della struttura di spremersi le meningi e di mettere in campo tutte le risorse che servono per consentire a tutti di poter avere un livello di istruzione e di sapere che è funzionale a che cosa. E questo è l'altro grande secondo messaggio della scuola di Barbiana che secondo me la scuola di oggi deve recepire. La scuola deve essere funzionale a fare in modo che i ragazzi diventino dei cittadini sovrani, ossia delle persone capaci di partecipare, capaci di decidere insieme agli altri come deve essere costruita appunto la società. Questo deve essere l'obiettivo che la scuola si deve porre. Quindi il tutto deve essere funzionale a questo tipo di obiettivo, almeno dentro la scuola dell'obbligo. Il fatto appunto che la Gelmini un bel giorno decide che l'educazione civica non si fa più, che la distribuiamo un pochino a tutti e poi alla fine non la fa nessuno, è stata veramente una grande manovra. Sembrava lì per lì una cosa progressista, poi infatti è stato il modo, cambiamo tutto affinché niente cambi, quindi non la insegniamo più. Ecco, però questo era l'altro concetto di fondo. Allora ecco, in quest'idea che la scuola deve essere organizzata per consentire ai ragazzi di poter diventare dei cittadini sovrani, viene fuori anche l'obbedienza non è più una virtù.
Perché nella logica barbianese la scuola non è soltanto un luogo dove si trasmette il sapere. La scuola è un luogo dove il sapere si elabora, perché una scuola, perché è un luogo di pensiero, prima ancora che un luogo di trasmissione di nozioni. Anche questo credo che sia un altro concetto fondamentale. A scuola non ci si va soltanto per imparare le tabelline, non ci si va soltanto per imparare la storia, la geografia o anche la lingua, che è una cosa importante, ma ci si va fondamentalmente per riuscire a imparare il metodo del pensiero, il metodo del giudizio, la possibilità di poter definire quali sono i nostri valori e alla luce dei nostri valori essere in grado di giudicare la realtà. E quindi chiederci se è giusto o sbagliato e se si arriva alla conclusione che è sbagliata, avere la capacità e la voglia di cambiare le cose. Allora ecco, in questa scuola viene fuori la lettera l'obbedienza non è più una virtù, che fa questa grande, così, questa grande dichiarazione rivoluzionaria rispetto al come si è cittadini. Noi abbiamo quest'idea che si è cittadini semplicemente perché si va a votare ogni 5 anni. Invece no, l'obbedienza non è più una virtù, dice no, per essere cittadini veri che hanno a cuore la società bisogna essere persone che ci interroghiamo costantemente rispetto alla natura della legge, dobbiamo avere anche il coraggio di opporci alla legge come estrema ratio per farla cambiare. E la cosa interessante è che questa idea che viene scritto rispetto alla legge in rapporto così alle guerre, poi la dobbiamo estendere un pochino a tutti gli altri aspetti del nostro vivere quotidiano. Allora, ecco, uno dei grandi aspetti rivoluzionari dell'obbedienza non è più una virtù è che ci dà una fotografia della struttura del potere. La grande domanda che ci dobbiamo porre è da dove deriva la forza del potere. Ed abbiamo la tendenza a rispondere che la forza del potere deriva dagli eserciti, deriva dalle polizie. Ed è vero, le polizie e gli eserciti contribuiscono a garantire la forza, oltre che il denaro che poi serve per tutto questo. Ma la vera forza del potere viene dal basso. La forza del potere viene dal fatto che i sudditi sono disponibili ad aderire agli inviti che vengono dall'alto e sono disponibili a chinare la testa. Questa è la grande realtà che viene descritta nell'obbedienza non è più una virtù. Ed allora ecco, lui arriva, l'obbedienza non è più una virtù, arriva a dire per il fatto che il potere sta in piedi a causa del fatto che i sudditi chinano la testa e aderiscono agli inviti che vengono dall'alto, siamo tutti responsabili del fatto che poi la società vada in una certa direzione. Allora ecco, questa è la nostra responsabilità, non c'è mai un momento in cui possiamo dire se le cose vanno male è tutta colpa del vertice, è colpa di tutti noi, inevitabilmente. E lui dice non facciamoci scudo del fatto che la responsabilità viene divisa in tanti milionesimi per dire che la nostra responsabilità poi è ridotta in milionesimi. No, la responsabilità è totale, si applica il concetto della responsabilità in solido. Allora ecco, a partire da questa constatazione noi dobbiamo cominciare a chiederci come essere cittadini, cominciando a dire che se è vero che la società sta in piedi perché tutti noi collaboriamo, e questa è la nostra parte di responsabilità, nel contempo noi abbiamo un potere molto forte nelle nostre mani. E padre Zanotelli ci dà un esempio immaginario per farci capire come stanno le cose, qual è il rapporto fra noi e il potere, qual è la nostra responsabilità, quanto è forte anche la nostra forza. Padre Zanotelli paragona il potere alla statua di Nabucodonosor. E voi sapete che Nabucodonosor si fece costruire questa statua imponente per incutere timore nei propri sudditi. La leggenda narra che era talmente alta che così i sudditi cercavano di passare lontano. Era costruita di un materiale inattaccabile. Però la leggenda continua dicendo che aveva un problema, aveva un difetto la statua. Aveva i piedi di argilla. E l'argilla è un materiale così fatto che se riceve i raggi del sole diventa un materiale duro che è in grado di sostenere un peso molto forte sopra di sé. Ma se si bagna appena con un po' d'acqua diventa una poltiglia che fa scivolare giù il potere che ci sta sopra. Ecco, noi rappresentiamo i piedi di argilla del sistema e sta a noi di stabilire se vogliamo che questo piedistallo diventi una base solida, compatta, che consente al potere di starci su ben solido, o invece se vogliamo che diventi una poltiglia che lo fa scendere giù.
E la strada per far sì, per, affinché vada in una direzione o nell'altra, dipende dal nostro senso critico, dalla nostra capacità di interrogarci ogni volta che riceviamo qualsiasi tipo di invito, in qualsiasi ambito, dal consumo al risparmio, al lavoro, al pagamento delle tasse, interrogarci, chiederci se l'invito che ci viene rivolto è in linea con i nostri valori, se è in linea andiamo, se non è in linea obiettiamo. Quindi la capacità di fare obiezione permanente, direi che è uno dei messaggi fondamentali che è contenuto nell'obbedienza non è più una virtù, che faceva parte così dell'insegnamento di fondo della scuola di Barbiana. Ecco, quindi direi che se vogliamo così riassumere per concludere i messaggi di fondo che ancora hanno una estrema validità rispetto al tempo d'oggi è di chiederci la scuola che tipo di ruolo deve avere, di chiederci poi alla fine come si è davvero dei cittadini che siano persone degne di una società democratica. Grazie.